Road to Klaus e Plastic Free and Flowy. Yeah, yeah, yeah. Road to Flowy. Ragazzi, noi siamo arrivati. E come minimo una tonnellata di rifiuti dobbiamo farla solo noi. Ma che figo comunque qua, eh? Io l'avevo detto che non volevo farmi 500 metri a piedi. Dovevamo farla la bandiera, cioè la bandiera. Con lo stendardo. Fra un anno tiriamo su anche noi, l'evento. Ya sabios ni ricos. Amici, siamo al primo evento Plastic Free e mi sento già un topolino dentro il labirinto. XL. Grazie. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena. Auguriamola, puoi farlo. No, però la devi portare. Dopo me lo passi, eh. Cosa? Ah! Certo, sì. Vamo? Pronti? Poi quando arriviamo in fiume, quando arriviamo al fiume, uno mettiamo il costume e ci tocchiamo, no? Siamo venuti apposta, no? Subito! Quindi siamo in trasferta oggi. Sei carina la trasferta. Noi andiamo di là. Giusto! Giusto! Oddio, la domanda è, se nessuno va di là, la domanda c'è. Ma certo, perché tutti seguono il ragazzo che viene qui. Ho capito, ma magari è chiuso qua, che ne sai. Vabbè, lo scopriamo. Io inizio con questo bicchiere. Il bicchiere è già buono. Beh, qua si poteva campeggiare comunque. No, le more buonissime. Dove sei? Vieni. Sì, abbiamo fatto tutto. C'erano due bottiglie, ma noi questi li abbiamo lasciati, sai? Questi li abbiamo lasciati perché pensavo fossero per segnare il sentiero, però buttato lì in mezzo. Però esatto. Buttato in mezzo, poi per i pescatori, via via, togliamo. A questo punto è una battaglia noi contro i pescatori. Comunque ogni zona ha i suoi rifiuti. Qui è mais, polenta. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Buscaré.